Questo programma è offerto da Grazie, benvenuti, benvenuti a voi amici telespettatori, ma anche gli amici che stasera sono numerosi qui al Crystal Palace di Via Roma a Palermo, l'albergo dove noi registriamo le nostre puntate di Botta e Risposta. Stasera si sono venuti a trovare un po' di amici perché parleremo insieme a loro di un argomento che sta a cuore a molti, devo dire, perché è un argomento per ora molto chiacchierato a livello europeo, anche in Italia e anche nella nostra città, Palermo. Stasera è con noi l'avvocato Francesco Leone, Lorenzo Canale dell'Arcigay Palermo, il dottor Emilio Italiano, urologo ma anche sessuologo, padre Franco Romano, parroco della chiesa di San Gabriele, l'amica conduttrice televisiva e chi più ne ha ne metta ne parleremo attentamente di lei, Flavia Fontana. È sempre in fondo perché è sempre il migliore, il più bravo, il più amato dagli italiani, Giuseppe Giambrone. Fatto vestite e mai mentite spoglie. Parleremo di matrimoni gay. Sigla. Eccoci qua. Allora, metto i miei occhialini perché vorrei leggere, prima di cominciare a parlare con i nostri ospiti, una cosa abbastanza importante di qualche giorno fa, è una notizia di cronaca, di stampa. La giunta comunale dà il primo di Palermo, il primo sì al registro delle unioni civili, uomini e donne, donne e donne, uomini e uomini, stranieri e straniere, semplicemente coppie. Palermo è la quarta città d'Italia dopo Milano, Torino e Napoli a dotarsi del registro che abbatte alcune delle molte barriere che separano le coppie sposate da quelle che, pur dividendo la vita, hanno scelto di non firmare un contratto. L'iscrizione non è soltanto un traguardo morale, servirà a mettere una serie di servizi. Il Comune si impegna a non discriminare le coppie di fatto in materia di casa, sanità e servizi sociali, politiche per giovani, genitori e anziani, sport e tempo libero, formazione, scuole, servizi educativi, diritti e partecipazione, trasporti. Dall'iscrizione nella graduatoria dell'emergenza abitativa, dunque a quella dei figli all'asilo. Gli atti dell'amministrazione comunale, si legge, devono prevedere per le unioni civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tale area, anche al fine di evitare situazioni di svantaggio economico e sociale. Era necessario fare questo, anche se lungo, prologo, e ne parliamo subito, diamo un cenno con l'avvocato Francesco Leone. Francesco è un giovane avvocato, presidente di una associazione abbastanza tosta, è la AGIUS, Associazione Giuristi Siciliani, una comunità di studenti, praticanti, avvocati, ricercatori e docenti universitari nata meno di 2 anni fa, che ha l'obiettivo di vivere in modo nuovo il mondo del diritto. E stasera parliamo di diritto. Francesco. Sì, Claudio. La notizia di un paio di giorni fa è appunto quella che è il comune di Palermo, diciamo è il quarto, il quinto comune d'Italia, grande comune d'Italia, ha per l'appunto iniziato un percorso per l'istituzionalizzazione del registro delle unioni civili. Il registro delle unioni civili, è bene metterlo subito in chiaro, non è il grande passo che la comunità degli omosessuali italiani chiede, e cioè la equiparazione della coppia di fatto omosessuale alla coppia eterosessuale unita da matrimonio. Il registro delle unioni civili è sostanzialmente un registro comunale dove delle coppie di conviventi, indipendentemente se coppia eterosessuale o coppia omosessuale, possono andare appunto a iscriversi. Quindi per tutti questo sì, per unioni tutti, civili, anche i conviventi eterosessuali. Per tutti. Ed è importante ribadire che il registro serve esclusivamente a tutelare, come è stato detto bene prima, a tutelare esclusivamente quei diritti che sono però di stretta competenza comunale. Quindi la casa, quindi i servizi comunali, ma il registro delle unioni civili comunali, attenzione, ci sono anche gli esperimenti regionali in tal senso, no? Che quindi allargano i diritti
per sempre le competenze regionali, quindi riguarda solo e esclusivamente ciò che è di strettissima competenza comunale. Faremmo un errore a pensare che l'istituzione, un registro di unione civile comunale, possa ad esempio dare spazio a, che so, il diritto di successione in una coppia tra omosessuali, la pensione di reversibilità, che poi sono quei diritti che gli omosessuali richiedono e rivendicano con maggiore forza, proprio per evitare che una coppia omosessuale sia discriminata, in linea tra l'altro con quanto è affermato l'articolo 2 della Costituzione, sia discriminata rispetto a una coppia di eterosessuali uniti in matrimonio. Mi sembra che questo momento storico che si sta vivendo stia dando un'accelerazione a questo fenomeno, perché fino a qualche anno fa diciamo che le discriminazioni c'erano e forse ci sono ancora oggi, ammettiamolo. Stasera ci sono un gruppo di ospiti, abbiamo invitato un avvocato, un medico, l'arcigay, il sacerdote, la brava conduttrice televisiva, come vedete abbiamo desiderio di espandere la nostra attività, nel senso che abbiamo desiderio e voglia di invitare chiunque in trasmissione, anche la concorrenza, fra virgolette. E allora passo per un attimo all'arcigay. L'arcigay, allora, stasera è con noi Lorenzo Canale, del direttivo dell'arcigay, il segretario dell'arcigay Palermo, e ci dirà, insomma, l'arcigay cosa fa, quali sono i suoi obiettivi. Allora sì, l'arcigay, essendo un'associazione capillare sul territorio, un'associazione nazionale, noi siamo di Arcigay Palermo, offre una serie di servizi che vanno dalla consulenza psicologica all'assistenza legale nel caso in cui ci avvengano discriminazioni o episodi di violenza. Abbiamo uno sportello migranti per aiutare i migranti che, essendo omosessuali, rischierebbero la pena di morte o la detenzione nel proprio paese, quindi li aiutiamo ad ottenere l'asilo politico ove questo sia possibile, o la protezione internazionale. Poi facciamo socializzazione, accoglienza e tutta una serie di servizi che in qualche modo creino rete nel territorio. Abbiamo anche un gruppo di LGBT sordi, quindi di gay, lesbiche, bisessuali, intersessuali o transessuali sorde. Per cui diciamo, noi prevalentemente forniamo servizi, poi abbiamo delle richieste che sono ben chiare. Come arcigay abbiamo una posizione che mira all'equiparazione del matrimonio a tutti gli effetti anche per le persone omosessuali. Io capisco che per una questione di chiarezza mediatica si parli di matrimonio gay, però bisognerebbe capire cosa vuol dire matrimonio gay, nel senso, per me il matrimonio è matrimonio punto e basta, non esiste il matrimonio etero e il matrimonio gay, esiste un istituto che fino a quando non sarà di tutto, non è, di tutti e di tutte, non è un diritto ma è un privilegio, ecco perché noi chiediamo l'equiparazione del matrimonio senza distinzione del genere o dell'orientamento delle persone che fanno parte della coppia. Poi per quanto riguarda quello che sta avvenendo nel comune di Palermo, alla regione, direi anche alla nazione e in Europa, direi, perché ci sono veramente dei movimenti che per ora sono straordinari. Al comune sì, è stato approvato, meglio, ha superato il primo passaggio in giunta. Della giunta, sì. Della giunta. Andrà in consiglio, naturalmente. Sì. Però diciamo è un atto della giunta che politicamente ha un valore molto grande. L'avvocato Leone è stato bravissimo a spiegare di cosa si tratta, che appunto avrà un'applicazione limitata a quelli che possono essere servizi comunali, ovviamente a parità di condizioni e di trattamento rispetto a qualsiasi altra coppia. Alla regione ci sono altri movimenti, in questo momento ci sono due proposte di legge, due disegni di legge, uno da parte dei 5 Stelle, uno da parte del PD. Noi abbiamo collaborato e collaboreremo sempre con qualsiasi parte politico, partito politico che in qualche modo voglia lavorare in questo senso, nel senso dei diritti civili, per cui essendo apartitici noi collaboriamo a prescindere con chiunque. Esistono queste proposte di legge, diciamo anche quello alla regione, sono dei passi importanti, quelli dei 5 Stelle ha già superato la terza commissione, quello del PD con Fabrizio Ferrandelli sta andando in commissione. Non facciamo pubblicità, siamo in par condicio in questo momento. È vero, chiedo scusa. Dovremmo dire altri nomi. È vero, chiedo scusa, avevo dimenticato questa parte.
In Europa abbiamo visto, abbiamo sentito tutti quello che è successo in Francia e in Inghilterra, ad esempio, al di là dei paesi nord europei in cui molti diritti ormai sono acquisiti da anni, sia che si parli di partiti conservatori o riformatori o progressisti. In Inghilterra proprio qualche giorno fa è stato istituito il matrimonio aperto e quindi diciamo egualitario per qualsiasi tipo di coppia. Ed è stato un governo conservatore, ad esempio in questo caso, a volerlo e a farlo approvare. In Francia invece c'è stato Hollande che in qualche modo ha aperto anche in quel caso il matrimonio per tutti. Ha superato un primo passaggio, deve arrivare al secondo livello. Lorenzo, scusami, ma sentite che c'è qualcosa nell'aria? Insomma, forse è arrivato veramente il momento di una... giusta, diciamo. Sì, devo dire, lei poco fa parlava di accelerazione di alcuni processi. In realtà credo che finalmente si stia recuperando un po' del tempo che si è perso negli anni passati, in cui per un certo periodo di diritti civili, ma anche di giustizia sociale, di egualità tra le persone, si è parlato ben poco perché i temi erano altri. Poi devo dire, io questa è una cosa che sottolineo, in questo momento si parla tanto di matrimonio o di riconoscimento delle coppie, questa è una delle battaglie della comunità LGBT, ripeto, lesbica, gay, bisessuale, transessuale, intersessuale. Però non è l'unica, il matrimonio è sicuramente quello che probabilmente fa più notizia, ma esistono tutta una serie di diritti individuali, quindi legati alla persona e non alla coppia, che la comunità LGBT porta avanti da tempo, diritti appunto che riguardano la sfera personale, quindi la vita in pubblico, al lavoro, durante diciamo la vita universitaria, perché sembra che in realtà le discriminazioni non ci siano. Io sono un dottorando universitario, lavoro in dipartimento di architettura, diciamo sembrerebbe che in alcuni ambienti la discriminazione non esista, in realtà poi chi la vive su di sé si rende conto che la discriminazione esiste anche nel linguaggio. Ora ci ritorniamo, dobbiamo far pagare ammenda al dottore Emilio Tenere che è arrivato leggermente in ritardo, questa sera è urologo ma anche stasera nella veste principale di sessuologo. Allora, l'intervento del medico è perché spesso, insomma, qualcuno ci ha scherzato anche sopra su queste cose, cioè mio figlio è omosessuale e ammalato, insomma, che cosa, lo guariamo, lo curiamo o no? Dico, parlaci anche tu dal punto di vista medico. Sì, sì, assolutamente, Claudio, dal punto di vista medico la stessa attenzione che viene posta in Europa in ambito di diritti e di tutto quello di cui è stato detto appunto dall'avvocato e dal rappresentante dell'Arcigay esiste anche a livello medico. Io sono fresco di un titolo europeo di esperto in medicina sessuale, un titolo che in Europa abbiamo in 286 soltanto in Italia, ma si è voluta dare attenzione a tutte quelle che sono le problematiche sessuali a 360 gradi, compresi quindi anche quelli che sono i disturbi di identità di genere e di identità, e quindi compreso anche quelle che sono delle problematiche che una volta venivano colpevolizzate anche con la terminologia, quindi identificate come perversioni, la omosessualità era ritenuta appunto una perversione, ma che da anni rientra in quello che viene chiamata parafilia, cioè uno dei comportamenti che viene ampiamente accettato dalla società e che a pieno titolo deve essere quindi trattata sotto tutti gli aspetti. Per quanto riguarda l'ambiente medico, mi è capitato diverse volte, devo dirti, e ogni volta rimango sempre perplesso, nel vedere dei genitori che accompagnano il figlio omosessuale chiedendo all'esperto quasi di guarirlo con una medicina. Mentre la persona omosessuale è assolutamente tranquilla e serena, ormai pienamente consapevole della sua sessualità e quindi non ricerca alcun tipo di aiuto, è già un percorso che ha fatto ed ha accettato ampiamente, mentre da un punto di vista familiare questo non viene accettato e si cerca quasi di guarire l'omosessuale come se appunto fosse una malattia. Ovviamente in questi casi il counseling è sulla famiglia e non sul giovane che ha ampiamente dimostrato una maturità di espressione sessuale pienamente consapevole e la vive con assoluta serenità. Sempre in ambito medico non bisogna un po', ecco, calare l'attenzione su quelle che sono delle
normalità di precauzioni che riguardano l'ambiente omosessuale, soprattutto quello maschile, perché tuttora, ecco, vediamo malattie a trasmissione sessuale che possono essere prevenute con i criteri che sono noti già da anni. Ah, interessante, questa è una notizia. Un applauso per... ha dato un cenno preciso. Ma potevamo non ascoltare un sacerdote? Dovevamo ascoltarlo. Sacerdoti che ha desiderio di parlare così apertamente, credetemi, non ce ne sono poi tanti in questa città. Uno noi l'abbiamo trovato, però. Padre Franco Romano è qui con noi stasera. Ci dirà la sua, ci dirà, non dico la posizione della Chiesa, ma l'idea di un sacerdote. Franco. Ma la mia idea per quanto riguarda il matrimonio degli omosessuali è un'idea che è in perfetta sintonia con quello che è stato detto precedentemente. Non vedo perché si debbano privare degli uomini e delle donne della possibilità di stare insieme. Da un punto di vista religioso non ho mai riscontrato nei testi sacri qualcosa che vada contro, tranne certe vecchie idee e cattive interpretazioni delle sacre scritture. Il mio punto di vista è stato sempre molto chiaro, perché per noi cristiani l'elemento fondamentale è quello dell'amore. Quindi se noi dobbiamo accogliere chiunque, non dobbiamo fare distinzione di sorta. E quindi sia da un punto di vista civile, sia da un punto di vista religioso, non posso fare nessuna critica alle attuali decisioni che hanno preso alcuni governi europei, né tantomeno quella del Comune di Palermo. Poi vorrei anche precisare che da un punto di vista delle decisioni legali è lo Stato che ha totale, assoluta, piena competenza su queste problematiche. Noi come Chiesa possiamo dire quello che pensiamo, ma mai ostacolare un cammino che porta alla liberazione dell'uomo a qualsiasi livello. Quindi mi sembra strano come tante volte ci siano contrasti tra organizzazioni che portano avanti i diritti degli uomini e certi pensieri della Chiesa ufficiale, che certamente non sono in perfetta sintonia con questa liberazione. Franco, faccio un po' l'avvocato del diavolo, dico scusa, ma sì, ci sono due chiese? No, non si tratta di due chiese, c'è la Chiesa degli uomini, dei figli di Dio. Siccome siamo tutti figli di Dio e siamo diversi gli uni dagli altri. La Chiesa ufficiale dice, insomma, che il matrimonio omosessuale non è consentito, sì. È un atto contro la natura. Ecco, contro natura non ha senso, perché sono terminologie per me fuori da ogni logica e da ogni intelligenza anche del diritto. Purtroppo tante volte anche il diritto ha sfruttato queste affermazioni che devono essere dimostrate, cioè che cosa è naturale, che cosa è contro natura. Per esempio, potrebbe essere contro natura un aereo che vola. Per un ottocentesco, per un uomo dell'Ottocento, per un uomo dei tempi passati, era contro natura vedere questo aereo che volava. Come avveniva? Era contro natura. Ecco, contro natura, per esempio, nella lettera ai Romani vengono detti i rapporti omosessuali, ma è contro natura nel senso che io, se rendo quasi un idolo il mio uomo o la mia donna, anche io eterosessuale, vado contro la dimensione della fede, che è la fede in Dio. Io non posso idolatrare un essere umano, questo è contro la natura della realtà, dell'espressione della fede. Cioè, non ha senso parlare di contro natura. La natura ha anche l'omosessualità. Abbiamo sentito, abbiamo ascoltato la voce di un sacerdote che la dice in piena libertà, ed è giusto così. Quindi la pensa in qualche modo allo stesso modo delle persone che si sono espresse un po' prima, l'avvocato, il medico, eccetera, eccetera. Bene, e facciamo una piccola qui parentesi con gli amici che sono venuti a trovare. Allora, Flavia Fontana, devo ricordare chi è Flavia Fontana. Flavia Fontana, innanzitutto, è una conduttrice di eventi in generale, sta preparando una bella trasmissione, sicuramente avrà la fortuna che merita, e poi ha un'agenzia di comunicazione che è Image Communication.
Foundation, mi ha dato il bigliettino e 100 euro mi ha messo sotto per dirlo, grazie. Va bene. Sto scherzando naturalmente. Benvenuta, Flavio. E poi accanto c'è l'amico. Allora, c'è l'amico. No, non è un amico. È un amico. Allora, non sappiamo chi è l'uomo e la donna qua fra questi due stasera. Perché so che Flavia si è travestita da donna e lui si è travestito. No, spero no. di esserci riuscita bene. Però assomiglia a un'amica mia di Mussomeli. Sono io. Gera di Mussomeli. Applausi. Non è Giambrone. Ma vuole Giambrone, Giambrone a te. Sono senza voce stasera, scusate perché ho fatto i bagordi. Poi ho scoperto la mia nuova identità, ho fatto outlet. Outlet? Sì. Perché io sono sempre stata mascolare e l'opposto di femminaria. Ho sempre amato i maschi, però un giorno andando in campagna ho incontrato lei. Una situazione nuova per me. Lei chi, scusa? Lei, la mia compagna. Ah. Sto facendo outlet. E niente, si chiama Luisa. È stato amore a prima vista. È abbastanza abbondante, però. E si fa notare Luisa. E siamo andati a mangiare fuori. E abbiamo fatto shopping. E ora però la voglio sposare, però le leggi italiane non le permettono. Vabbè, ma ci stiamo arrivando. Però io la sposerò in America. E padre Romano vi sposerà. Però io me la voglio presentare per la prima volta, Luisa. Luisa. Ho le fotografie. Vediamo. Luisa. Ma è una mucca, scusami. Ma non l'ho capito. È amore, quindi. Scusate. Amore però per gli animali, Claudio, quindi. Scusami. La mia Luisa. Amore. Ma tu ti sei innamorato di una mucca? Ma per me è una donna, è una mamma, Luisa, si chiama pure Luisa. Flavia, scusami, ti ho interrotto, dimmi. No, dicevo, siccome poc'anzi padre Romano ha detto che accetta le unioni, ma unioni intese proprio come matrimoni, no? Sì, penso proprio di sì, anche se... Pensa o è sì, perché sono due cose diverse. Ma io non sono così drastico mai, cioè penso, significa espressione del mio pensiero, quando... una persona si esprime, siamo diversi gli uni dagli altri, tutti, e penso che anche se abbiamo espresso idee molto simili, nelle parole esprimiamo ognuno di noi il nostro vissuto, le nostre idee, le nostre speranze, con molta serenità. Cioè non possiamo sempre Giuseppe entrare... Giuseppe mi diceva in caso poi mi può sposare, dico non ci sono problemi. Ufficialmente non posso. Scusami, non ti preoccupare. Un attimo con Flavia. Allora Flavia, la tua idea ce la dai in maniera molto spartana? Sì, allora la mia idea è questa. Intanto secondo me sono d'accordo con tutti gli ospiti, compreso con padre Romano, io... Compreso perché? No, compreso nel senso che in genere la Chiesa, siccome sappiamo che è fuori da questo contesto, mi fa piacere che lei accolga benevolmente questa idea. Dico, anch'io sono a favore delle unioni tra eterosessuali, ma addirittura anche, cioè tra omosessuali, scusate, ma addirittura anche sui matrimoni tra gay. Perché secondo me è giusto che ci sia uguaglianza. Tra l'altro, se non erro, c'è un articolo della Costituzione che, se non sbaglio, è l'articolo 3, se non erro. Avvocato, articolo 3? Dipende, 2 e 3. Due e tre. Siamo lì. Sono adattabili. Appunto, che parla dell'uguaglianza senza disuguaglianza a livello politico, religioso, anche dal punto di vista di condizioni sociali e personali. Quindi, se non erro, mi sembra giusto che anche gli eterosessuali si uniscano in matrimonio. Però c'è una cosa su cui non sono d'accordo. È vero che ancora non se ne è parlato, però lo comincio ad aprire io questo tema. Non sono d'accordo invece sul frutto dei matrimoni gay. Cioè, se due gay si dovessero sposare, secondo me non sarebbe giusto il fatto che adottino un figlio. Il pubblico in sala è d'accordo, Allora, e spiego anche la motivazione, ovviamente mia modesta opinione, giusto? Allora, non sono d'accordo perché due persone che si uniscono, che possono essere comunque due uomini o due donne, un bambino piccolo sicuramente avrà, secondo me, dei complessi psicologici di disagio sociale, a scuola, di derisioni varie tra i compagni.
avrà un complesso che secondo me gli resta, perché non capirà bene rispetto a tutti gli altri perché debba avere due papà o due mamme rispetto a tutti gli altri. Flavia, Lorenzo non è d'accordo. E io invece sono a favore. Vuoi rispondere, Lorenzo? Subito, però va. No, rispondo botta e risposta, velocissimamente, adesso. Dicendo che anche io potrei esprimere un'opinione personale, se ci vogliamo mantenere su questo piano. In realtà basta riferirsi agli studi che sono stati fatti in quei paesi in cui ormai l'adozione è consentita da tantissimi anni, ma ancora di più nei paesi in cui io, in quanto omosessuale, voglio dire, meccanicamente un figlio lo posso fare in qualsiasi momento, non ho problemi a fare un figlio, quindi esistono tantissime. Non è a farlo, mi scusi. No, ma il infatti problema non è né a farlo né ad adottarlo, il problema è a farlo crescere. Mi scusi, sono due cose molto diverse. Ma dal pubblico viene fuori il crescere, il problema è farlo crescere. No, a volte ci sono anche coppie, ora esco come Giambrone, c'erano anche coppie etero che rovinano i figli, quindi. Ma scusa, non è detto, no, a questo punto devo donna intervenire nuovamente, perché se già ci sono problemi tra coppie eterosessuali che hanno dei figli a farli crescere, attenzione, ci sono coppie eterosessuali che li fanno crescere benissimo, ma ci sono anche coppie eterosessuali che purtroppo fanno crescere i figli con dei disagi e altre situazioni. Quindi la mia domanda è: se già ci sono dei figli in matrimoni eterosessuali che già hanno dei problemi, figuriamoci in quelle, dico, tra gay. Secondo me è ancora peggio. Ci dovrebbero essere di base, scusami, tra allora, due gay. No, aspetta spiego un attimo, subito. Flavio, scusa. Il medico, il dottore vuole intervenire. Un attimo, così. Io intervengo semplicemente, diciamo, che statisticamente sono stati condotti degli studi da coppie omosessuali che hanno adottato, e la percentuale di figli omosessuali è alla stessa identica numericità. Gli stessi numeri sono identici in coppie eterosessuali. Quindi non esiste una prevalenza maggiore di figli omosessuali in coppie che adottano figli. D'altra parte, il ruolo maschile o femminile è soltanto un disturbo di identità di genere, nient'altro, ma ognuno dei due nella coppia ha un ruolo ben spiccato, che può essere prevalentemente maschile o prevalentemente femminile, ma c'è comunque un bilancio nella coppia che permette di definire una identità corretta nel bambino adottato. Cioè, questo significa che secondo lei un bambino con questa situazione non influisce a livello psicologico dei problemi? Assolutamente no. Io non ci credo, scusate. Secondo gli studi, ormai da decenni. Ma questo si valuta su dei questionari. Diciamo che non è un fatto A livello psicologico, sociologico, fanno fede i questionari. I questionari sono numeri. Ma l'avvocato che dice l'avvocato? Nella norma. Francesco, che dicevi? No, l'avvocato è assolutamente d'accordo con le adozioni tra coppie omosessuali. E sono d'accordo partendo anche da un altro presupposto, e cioè che noi vediamo dei veri e propri tuguri o lager nell'est Europa, in giro per il mondo, che si chiamano orfanotrofi, e piuttosto che lasciare dei bimbi, dei ragazzini in situazioni veramente precarie lì, io sarei molto più contento di portarla all'interno di una coppia di omosessuali. E peraltro il dottore italiano è stato precisissimo. Perfetto, perfetto. Gera, allora ti posso adottare io, diciamo, come... E tuo marito è buono come te? Mio marito è buono come... Ma che non l'ho capita. No, se ti dicevo adottare, si parlava di coppie gay, questo, sì, va? Sì, no, non ne ho capito più niente. Comunque, sul fatto, scusami Claudio, sul prego, fatto che un bambino possa avere due papà o due mamme, che possa crescere in questa condizione, resto ferma della mia idea, non ci credo che non possa avere dei problemi a livello psicologico e che per il bambino sia tutto normale. Ne riparliamo. Per adesso nella normalità, ecco, delle cose. La signora mi sta facendo l'applauso. Vabbè, l'applauso, facciamo partire. Allora, nella normalità delle cose, ci ascoltiamo un bello stacchetto della scuola di danza di Violetta Cuscel e poi uno piccolo spazio pubblicitario. A fra poco con botta e risposta. Rieccoci con voi. Allora, un po' di ambiguità non basta, cioè ci vuole ogni tanto un po' di ambiguità. E allora, Gera da Mussomeli, alias Giuseppe Giambrone, ci farà sentire una bellissima canzone.
guarda quello là, ma che cosa c'ho, un martello tra le gambe che fa boom boom boom, sono isterica, sai che novità, io voglio quel martello che fa boom boom boom, non so se tu l'avrai, ma io lo vorrei, non mi arrendo mai, no 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 no, dimmi se lo amerai, cosa dici mai, usa e getta e vai, chi sogno femmina, quello che voglio mio sarà, alcuna dignità, senza alcuna dignità, so cosa vuoi, da me lo avrai, facciamo tutto di nascosto, sono guai, femmina che con il fuoco giocherà, la 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 la, la 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 la, ho visto il manico, mamma che panico, io scappo, mi rincorri e poi mi butti giù, non te la prendere, meglio straperderai un martello troppo grande per far boom boom boom, non so se tu l'avrai, ma io lo vorrei, non mi arrendo mai, no 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 no, dimmi se lo amerai, cosa dici mai, usa e getta e vai, chi sogno femmina, quello che voglio mio sarà, alcuna dignità, senza alcuna dignità, so cosa vuoi, da me lo avrai, facciamo tutto di nascosto, sono guai, femmina che con il fuoco giocherà, la 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 la, brava 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 brava, è bella. E allora, ho voluto dire brava a Gera, nel frattempo si rimette in ordine perché ha bisogno anche lei delle sue cure, insomma, cipria, cose, eccetera, eccetera, e riprendiamo. Allora, parliamo di matrimoni gay in maniera estensiva, ne parliamo con l'avvocato stasera, con il rappresentante dell'Arcigay, con un medico, con un sacerdote e con Flavia Fontana. Riprendo la linea, diciamo, da Flavia, perché innanzitutto devi dirci subito quando inizia il tuo nuovo programma, così ci leviamo. Allora, il mio nuovo programma inizia giovedì 28 febbraio alle 21:30 in diretta televisiva, che si chiama per l'appunto Verità in Diretta CTS, e poi in replica tutti i giorni sia a CTS che a Telesicilia. È un talk show di carattere socioculturale, anzi Carpe Diem, colgo l'occasione per dire che in una di queste puntate, perché partiremo il 28 febbraio e finiremo a metà di luglio, affronteremo in una di queste puntate l'argomento appunto dei matrimoni gay. Siccome nella mia trasmissione, tu lo sai benissimo, essendo conduttori dobbiamo essere imparziali, qui sono venuta per esprimere la mia modesta opinione. Ed è giusto, brava, brava, ti fa onore questo, ti fa onore. Un applauso a Flavia, glielo facciamo, e un in bocca al lupo per la sua trasmissione. Allora, io però vorrei riprendere anche da Franco Romano, il sacerdote, che perché ho visto nelle espressioni delle persone qui presenti in sala stasera un po' di perplessità, caro Franco. Come per dire, qualcuno diceva all'altro, poi ascoltato nella pausa pubblicitaria, diceva, ma su Parrino è strano, così ho sentito in sala, come per dire, va, è d'accordo con questi matrimoni. Io non voglio che tu ti ripeta, dico, comprendo bene che hai un ruolo, il sacerdote è sempre un ruolo ecclesiastico, però mi piacerebbe che tu esprimessi ancora meglio la tua posizione per fugare, dico, se ce ne fossero, delle perplessità che mi pare, come nascono qui nel pubblico presente in sala, potrebbero nascere a casa. Vabbè, le perplessità per quanto riguarda i problemi umani ci saranno sempre, perché noi abbiamo tanti secoli di storia alle spalle e quindi siamo stati abituati a vedere la vita in una determinata maniera. Avere prospettive nuove, perché siamo stati provocati a prendere coscienza delle realtà della vita, è importante. Anche per quanto riguarda, per esempio, la stessa adozione, si diceva, ma verrebbero ridicolizzati i bambini, ma venivano ridicolizzati anche gli omosessuali fino a qualche anno fa.
Adesso abbiamo un pochettino di più capito questa realtà e quindi la accogliamo. Per quanto riguarda... Quindi, scusi, prete, lei è d'accordo anche sul frutto dei matrimoni gay? Cioè sul fatto che possano adottare dei figli? Perché, per esempio, io no, se lei... non lo so. Sì, io sono perfettamente d'accordo perché mi sembra una cosa normalissima. La cosa importante dalla quale partire è l'amore. Se noi accogliamo questi bambini con amore, e quindi quando il giudice dovrà affidare un bambino, prenderà coscienza di questa coppia, come prenderebbe coscienza dell'amore, della disponibilità di questa coppia se fosse eterosessuale. Quindi dobbiamo stare attenti, per carità, dico, ci possono essere modi di pensare di essere diversi. Può essere che domani ti chiamano dalla curia, arcivescovo. Va bene, pazienza, non ho alcun problema. Per me la cosa importante è sempre l'uomo, al di sopra di tutto ci sia l'uomo. D'altronde anche il buon Gesù Cristo, sul quale dovremmo basare le nostre riflessioni, diceva prima l'uomo e poi la legge. Ecco, questo a me basta per dire accolgo il fratello omosessuale che ha queste esigenze e quindi non posso negargli in maniera particolare come Stato italiano, quindi uno Stato che è totalmente autonomo, che deve essere laico, deve legiferare come credo opportuno, basandosi, come giustamente diceva anche il dottore Italiano, su degli studi, su delle percentuali, su delle esperienze e non semplicemente sul sentito dire. Ah, ma gli omosessuali sono così, ah, ma gli eterosessuali sono così. No, dobbiamo stare attenti. Vi cito semplicemente una frase che potrebbe essere molto, molto interessante. Ed è l'esperienza di un soldato americano, anche per far riflettere il pubblico. Questo soldato, che era stato inviato in Vietnam, aveva durante il suo periodo militare ucciso due nemici, due vietnamiti. E gli erano state date due medaglie, perché aveva ucciso due uomini. Ritornato in patria, negli Stati Uniti, dichiarò il suo amore verso un altro uomo e fu buttato fuori dall'esercito. Nella sua lapide fece scrivere: ho ucciso due uomini e mi hanno dato due medaglie, ho amato un uomo e mi hanno buttato fuori dall'esercito. È simbolico. Do soltanto un breve messaggio perché per ricordare ai nostri telespettatori che andiamo in onda sul canale 78, quindi Gold 88, ogni venerdì alle ore 21, ci ritrovate puntualmente alle 21 su questo canale, poi il martedì su 7 Gold alle ore 1:25 di notte, perché so che ormai si fa tarda, si fanno le ore piccole e quindi so che ci vedete in molti. La nostra mail ve la ricordo, perché a proposito di mail ve ne leggerò una brevissima che servirà a tutti gli ospiti, che ci è pervenuta ed è significativa per l'argomento che trattiamo stasera. botterisposta@hotmail.it. Prima che tu intervenga ti leggo questa breve mail che ci è pervenuta, che è un po' a me ha lasciato... noi comunichiamo sempre sulla nostra pagina Facebook l'argomento. Ebbene, qualcuno ha scritto, lo chiamerò anche perché mi ha chiesto di non dire il suo nome, io non lo faccio in tuo rispetto. Dirò ipoteticamente il nome Fabio. I miei genitori mi sanno uomo, ma in realtà io sento di essere una donna. Non so come parlargliene. E chiedeva, insomma, a me... Mi scriveva: Claudio, tu hai un'esperienza televisiva, comunicativa, cosa puoi fare? Mi sento un po', devo dire, disarmato di fronte a questa domanda, lo devo ammettere, perché dare dei consigli attraverso una mail o semplicemente attraverso il video mi pare veramente riduttivo, però approfitto della presenza dei miei ospiti per farlo dire a loro: caro, ti chiamo Fabio, va bene? È un nome qualunque. Allora, come può affrontare questo giovane che si sente, non si sente uomo, si sente donna? Ecco, lo chiedo proprio a te, caro Lorenzo, potrebbe venire a trovare voi, per esempio. Potrebbe però venire... Come può fare? Perché lui, le prime persone a cui desiderava dirlo erano i genitori e non ci riesce. Lorenzo. Capisco questa esigenza perché, ad esempio, quando io ho preso consapevolezza del mio orientamento sessuale, la prima persona a cui ho voluto dirla era mia madre, perché era quella che sentivo più vicino e che pensavo, se
se l'ostacolo da superare è mia mamma, una volta superato quello il mondo va da sé. Devo dire a Fabio, che magari un giorno avrà un altro nome, sì, che la prima cosa da sapere, di cui essere consapevole, che non è solo, perché quello è il problema di tantissimi, e dico tantissimi, adolescenti che noi incontriamo nelle scuole, nelle classi, che ci dicono: ma perché l'omosessualità che viene presentata in TV è solamente quella di un certo tipo? Quindi non esistono altri omosessuali che come me non hanno intenzione di diventare particolarmente colorati o indossare piume o chissà qualcosa, per quanto poi quello sia assolutamente rispettabile, ogni esigenza è rispettabile proprio perché ognuno è diverso dall'altro. Quindi la prima cosa da sapere è di non essere solo. Noi come Arcigay possiamo aiutare, esiste anche in altre città, purtroppo a Palermo no, per cui noi diciamo suppliamo a questo ruolo, esiste anche l'Arcitrans, esiste Crisalide, esistono delle associazioni che in qualche modo sono più dedicate a questo argomento qua. Noi ad esempio in Arcigay abbiamo una persona che proprio in questo momento sta facendo il percorso di adeguamento del sesso, perché in realtà Fabio non è un uomo che vuole diventare una donna. Fabio è una donna che è nata imprigionata in un corpo di uomo e così, che sta facendo un percorso per adeguare il suo corpo a quello che è il suo sentire. Perché ricordiamoci che l'omosessuale, ma anche il transgender, è qualcosa che prima parte dalla testa. Voglio dire, io non sono omosessuale in base ai genitali che mi ritrovo ad avere. Io sono omosessuale perché io, Lorenzo, ma io potrei essere Claudia piuttosto che Lucrezia, dentro sono una persona, poi il mio corpo deve seguire quello che è il mio sentire. E se posso fare brevemente una sintesi, perché vorrei anche la risposta degli altri ospiti. Sì, una sintesi proprio di quello che è successo subito dopo il mio intervento tra i vari ospiti, che a me è piaciuto tantissimo come percorso. Il medico ha fatto un ragionamento assolutamente condivisibile dal punto di vista medico e che io condivido anche come persona. Stessa cosa poi ha fatto padre Romano, è stato favoloso, anzi mi anticipa in tante delle cose che avrei voluto dire io e lo ringrazio per questo. Il medico ovviamente ha parlato da un punto di vista che è quello della medicina, della scienza, e quindi parla di omosessuale. Il padre Romano ha parlato più di una sfera che, al di là di quella che è l'opinione della Chiesa, ha parlato di una sfera più privata, più intima, più legata ai sentimenti e all'amore. Questo è una cosa che è stata affrontata tanto da alcuni dei nostri punti di riferimento. La parola omosessuale rimanda solamente all'aspetto sessuale. Ci sono alcuni nostri riferimenti, Mario Mieli, Massimo Consoli, ma tanti altri, che hanno detto che questa parola induce in errore. Probabilmente si dovrebbe parlare di omo sentimentale o di omo affettività, cioè di qualcosa che rimandi alla completezza della persona e non ad un aspetto sessuale. Giuseppe Giambrone, che è un cabarettista che io seguo da anni e che è un professionista straordinario secondo me, nel suo volere fare la battuta ha riportato un tema che secondo me non va sottovalutato. Ha riportato il tema io sono innamorato, l'amore universale, ha fatto vedere la foto di una mucca, no? Ovviamente stava nel pezzo di cabaret. Però questo poi ha un aspetto drammatico, ad esempio, perché molte persone, e non solo persone che sono contro le persone omosessuali, ma anche persone che vorrebbero avere un'opinione aperta, che vorrebbero essere open mind, come si dice oggi, no? Nel momento in cui si parla di omosessualità, proprio per una questione di non essere preparata alla questione, cominciano a confondere l'omosessualità con pedofilia, zoofilia addirittura in alcuni casi, che è terribile, che poi sono argomenti che non stanno né in cielo né in terra. E io voglio dire, quindi anche Giuseppe, senza volerlo probabilmente, ha introdotto un tema grande. Lorenzo, scusami, mi dispiace, dico, non desideravo interromperti bruscamente, però io, sai, mi ha colpito sta mail di questo ragazzo, perché sicuramente insomma in qualche modo sta soffrendo, e vorrei già una risposta ti è stata data, caro. Io ripeto, ti chiamo Fabio, so che non è il tuo nome, ma sai che ci stiamo rivolgendo a te perché so che ci segui, e allora il medico può dire la sua a Fabio, così assolutamente. Sì, caro Fabio, mi ricordi esattamente appunto una tipologia di un paziente che è venuto a consultarmi. È venuto inizialmente da solo, ma aveva già maturato la sua scelta in senso sessuale, quindi era assolutamente ben orientato e tranquillo nella sua scelta. Questo è
la prima tappa, il primo momento in cui, consapevole di quelli che sono i suoi orientamenti, deve mostrarli prima di tutto a quelle che sono le persone a cui effettivamente è legato maggiormente, che non possono che essere i suoi genitori. Il supporto parentale è essenziale in questi casi, e parlarne con i genitori con la stessa identica naturalezza di come si deve riuscire a parlare di qualsiasi problema. In famiglia oggi si parla poco, i ragazzi si chiudono in se stessi, leggono cercano su internet delle risposte, ma alla fine è la famiglia quella su cui devono poggiare in maniera forte le loro necessità. Quindi un messaggio forte, Fabio. Assolutamente non temere di parlarne, esatto, con i tuoi genitori, okay, Fabio, benissimo. Parlane assolutamente. Facciamo un applauso, glielo facciamo sentire. Grazie, grazie di essere stati pazientemente ad aspettarci. E allora, Giuseppe Giambrone, avete visto la sua performance televisiva poco fa, Gera da Mussomeli. Ma poi da dove ti è spuntato su Gera da Mussomeli? No, la Gera di Mussomeli, praticamente è un personaggio reale, praticamente i miei genitori sono nisseni, la mamma è di Mussomeli proprio, per cui tutti i miei parenti hanno questo modo di parlare particolare, così io l'ho ereditato ovviamente, compreso il timbro, e quindi ho inventato questo personaggio che mi ha dato tanta fortuna, tant'è che in 24 anni di carriera è il personaggio che dura e continua con la sua identità, con la sua storia, con tutte le tu sue... Tu ci giochi con questo trasformismo? Sì, io però gioco da sempre. Da tanto tempo, devo da dire. Da sempre, perché mi piace tirar fuori tutti gli aspetti e le sfaccettature che ci sono dentro di me, dall'aspetto racivolo maschile, perché molti mi conoscono magari su YouTube, visto che adesso c'è questo mezzo, come personaggio più che altro femminile, però io faccio tanti altri personaggi, quindi vi invito a venirmi a vedere anche in teatro. Parliamo del teatro, sì, pure, teatro, stai facendo qualcosa? Sì, attualmente tutti i venerdì, sabato e domenica sono al Teatro Jolly con Giovanni Nanfa e Antonio Pandolfo, con un bellissimo spettacolo da non perdere assolutamente, quindi veniteci a vedere. E poi da solo in giro nei pub con i miei sconcerti rock in cui canto le mie parodie. Volevo se potete inquadrare le scarpe di Giuseppe, perché lei cammina così abitualmente la sera, diciamo. No, questo a parte lo scherzo, io come Giuseppe Giambrone esco così. Esce così, guardate, e poi sono fosforescenti, luminiscenti. No, questo è un regalo che mi ha fatto il mio carissimo amico e collega Antonio Pandolfo, che è stato in America, c'era un fuso orario sbagliato, alle 4 di mattina giustamente per lui era giorno, mi chiama Giuseppe, io che c'è, che succede, che piede hai, io 40, e si arriva un po' questa meraviglia di scarpe. Comunque io raccolgo tutto, occhiali, scarpe, vado a Londra due volte l'anno per fare questa bella spesa di situazioni molto particolari. Flavia Fontana la pensa assolutamente in modo diverso dai nostri valori. Forse l'unica voce... No, non proprio diverso, c'è soltanto sul discorso dei figli, perché addirittura accetto anche il discorso dei matrimoni tra gay, quindi tra eterosessuali, però non accetto, tra omosessuali, però non accetto il fatto che abbiano dei figli, ma solo per una condizione del figlio, e spiego anche perché. Ho vissuto un'esperienza non direttamente ma indirettamente tramite amici di amici, e hanno una bambina che ha 5 anni e soffre maledettamente di questa situazione. Viene derisa a scuola, non sa cosa dire, se fanno il temino lei scrive delle cose che sono fuori dal normale. È un caso però, è un caso. Per carità, ma può esistere questo caso? Di coppie eterosessuali che sono molto più disastrati. Caso. Credo che sia esperienza comune di vedere coppie forse che litigano. Poi dico una cosa, a prescindere dall'esperienza unica, io non credo che un bambino a 5-6 anni sia contento, ho due papà, ho due mamme, io non ci credo, scusatemi. Cioè secondo me è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Però attenzione, addirittura continuo dicendo, e così chiudo, che secondo me gli omosessuali che si sposano e vogliono avere dei figli a tutti i costi per il completamento della loro unione, del loro matrimonio, è una visione un po' egoista, perché stanno pensando alla realizzazione della propria coppia e non di quel bambino. Con quale criterio lei giudica questo? No, non sto giudicando, lo dico fin dall'inizio, è sempre una mia modesta opinione.
Francesco, l'avvocato, io l'ho sentito poco stasera, e dal punto di vista legale... Scusate, stava partendo l'applauso, facciamolo finire. Flavia, non mi monopolizzare pure il pubblico, dico di botte e risposte. No, mi hanno iniziato a applaudire, dico mi piace che finisca. Francesco, allora Francesco, dal punto di vista legale, dico ci sono qualcosa che osta a questi matrimoni ufficiali? Ma innanzitutto voglio dire una cosa, a me fa piacere sentire Padre Romano, no? Perché Padre Romano oggi fa le dichiarazioni secondo me coraggiose, che vanno peraltro in contrasto con quanto espresso dal diritto canonico, no? Il diritto canonico dice chiaramente che il matrimonio è fatto da un uomo e da una donna, e soprattutto proprio stamattina ho fatto una chiacchierata molto lunga con un esperto di diritto canonico ecclesiastico, il dottore Di Prima, che mi ha detto il perché è così importante per la Chiesa il matrimonio, semplicemente perché il canone 1055 dice che il matrimonio è un sacramento. E il sacramento dovrebbe essere, Padre Romano però mi interrompa se dico un'eresia, è uno strumento per arrivare alla salvezza. Quindi che Padre Romano oggi diciamo disattenda il codice diritto canonico mi fa particolarmente piacere, perché comunque secondo me si va a inserire su una strada di progresso che la Chiesa secondo me dovrebbe assolutamente intraprendere. Francesco, io vorrei risponderti dicendo abbiamo pochissimo che, tempo, io in maniera breve, non seguo il codice di diritto canonico, di ma seguo il Vangelo. Bravissimo. Ti ho ricordato che nel Vangelo c'è messo prima l'uomo e poi la legge. Perfetto. Quindi il concetto fondamentale è la persona. Noi dobbiamo basarci sulla persona. Se rispettiamo la persona, dobbiamo rispettarla con tutti i suoi diritti, certo, e doveri. Certo. Quindi se c'è serenità nell'accettare la persona, ed è la persona che si salva, non me la dà la salvezza né il sacramento né il codice di diritto canonico, me la dà Dio, e Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi senza distinzione di sesso. E con questa, allora, bellissima, sono contento, dico, con la bella chiusura di Padre Romano, direi che abbiamo raggiunto il tempo, o ci abbiamo ancora qualche minuto? Ah, abbiamo qualche minuto ancora, e allora vorrei brevemente concludere. A oggi nel nostro ordinamento giuridico il matrimonio tra omosessuali assolutamente non è fattibile, osta il matrimonio tra omosessuali è la Costituzione, anche se all'articolo 29 non dice espressamente uomo o donna parlando di matrimonio, ma vi è il codice civile che in più articoli, diciamo, rimanda alla differenza di sessi tra soggetti che possono contrarre un matrimonio. Quindi senza l'intervento del legislatore, che quanto mai è necessario, senza l'intervento del legislatore però purtroppo né matrimoni gay né riconoscimento dei diritti alle unioni di fatto. Giuseppe, ma tu che ne pensi dei matrimoni gay? Non hai espresso la tua idea. Vabbè, io sono stato personaggio, io personalmente sono contrario al matrimonio, per cui per me nessun matrimonio dovrebbe esistere, né etero né gay, quindi personalmente... Abbiamo tagliato la testa al toro. No, cioè, io sono contrarissimo proprio al 100%, mi piace l'unione, la coppia, questo sì, la convivenza. Ma neanche la convivenza? Sì, convivenza sì, questo sì, assolutamente, per cui questo sì, però matrimoni, proprio la parola matrimonio deve essere lontana dalla mia vita, quindi la tengo ben lontana. Questo è il mio pensiero, ma magari ho distrutto un mito per qualcuno, ma è così. Ma voleva partire un applauso, è partito. È partito sempre. Bene, vabbè, allora io devo necessariamente chiudere, mi dicono che il nostro tempo... Ricordiamo soltanto la trasmissione velocemente. Al 300 euro, dai, non se ne può più con Flavia Fontana. Dai Claudio, te ne ho date 300, quindi voglio dire... Dai, sto scherzando. Allora, ricordiamo il nostro appuntamento, quello di Verità in Diretta, nuovo talk show televisivo, che sarà tutti i giovedì, a partire da giovedì 28 febbraio, a CTS alle 21.30, in diretta televisiva. Va quindi bene. Aspettiamo tutto il pubblico che ci segue. Ecco, brava, ha detto... Un applauso, fate che la Flavia. Ora sì. No, aspetta, l'ultima. Devo andare in teatro. Cioè, il fatto che comunque ero disaccordo solo sul frutto dei matrimoni gay, dico, non sono omofoba, se no non avrei nemmeno accettato il matrimonio gay.
ho terminato. Va bene, d'accordo, hai espresso la tua idea in maniera esaustiva. Allora, io devo concludere, devo ringraziare gli ospiti che stasera sono venuti a trovarci, sempre gentili, affettuosi, Botte e Risposta è un programma di intrattenimento, ma cerca di essere anche propositivo, quindi di lanciare un messaggio. Faccio un saluto particolare a quel Fabio che ho chiamato così, forse impropriamente, di cuore, e ti giunga un applauso da tutti noi. E allora, lo faccio ogni volta, per ogni puntata, lo faccio anche stasera, perché è sempre doveroso ringraziare le persone che collaborano alla riuscita di questa trasmissione. Gli operatori di ripresa Nicola Giuliano, Roberto Lombardo e Fabio Barbieri. Il fotografo di scena, l'artista, perché guardate che è un artista, il grande Bartolo Chichi e i suoi collaboratori. Il service tecnico Lux Eventi e service di Luciano Puglisi e i suoi collaboratori. L'assistenza al suono e luci Idris di Gabriele Fatta, collaborazione di Alessandro Laporta. La scuola di danza Flash Dance di Violetta Cuscel. Alla grande. Naturalmente il Crystal Palace che ci ospita in questa bella e preziosa struttura. La produzione di Sette Gold, la regia preziosa, insostituibile di Salvo Amato. E allora saluto i miei ospiti. Francesco Leone, grazie di essere venuto. Lorenzo Canale, non fate mancare gli applausi. Emilio Italiano, padre Franco Romano, Flavia Fontana, Giuseppe Giambrone. Da Claudio Di Gesù, per adesso è tutto, vi aspetto puntuali al prossimo appuntamento con Botta e Risposta, la trasmissione che lascia il segno, dicono. Alla prossima! Questo programma è stato offerto da...